vicario giudiziario del Tribunale Etrusco, chiediamo quali sono i dati che emergono da questa ultima presentazione dell'attività del Tribunale. Tutto il Tribunale Ecclesiastico a livello regionale tocca essenzialmente le procedure di nullità matrimoniale, e siamo di primo grado per la Toscana, secondo grado Marche e Umbria. Al di là dei dati statistici, numerici, credo che il punto centrale sia evidenziare la connessione reale tra attività pastorale e attività giurisdizionale, giuridica del matrimonio stesso, che non sono due elementi scollegati. In questo senso, ecco, il punto centrale è vedere come il Tribunale si inserisce pienamente nella dimensione pastorale della Diocesi e della Chiesa, per offrire a persone che vivono situazioni di sofferenza, perché dietro ad ogni nullità c'è una separazione, un divorzio, e situazioni di dolore, indubbiamente, di ferite, che non andiamo a giudicare le persone, ma andiamo a giudicare, a verificare un dato di tipo giuridico che è l'atto matrimoniale. E in questo senso si inserisce pienamente in un processo di aiuto alle anime dei fedeli. Ecco, l'8 per 1000 ha permesso anche di abbassare i costi che sono necessari per questi giudizi delle varie cause. Non soltanto le ha abbassati, ma c'è un aiuto davvero concreto su questo. L'8 per 1000 si inserisce nella dimensione pastorale, e questa è dimensione, anche una dimensione pastorale della Chiesa stessa. Purtroppo ancora non è totalmente conosciuta, e qui è un problema probabilmente di comunicazione che la Chiesa deve fare ancora in maniera più attenta. Di fatto le cause matrimoniali a livello del Tribunale hanno dei costi che possiamo verificarli su internet normalmente, a 525 euro circa, ma possono essere dimezzati o annullati nel momento in cui le parti dichiarano, o una parte dichiara, di non avere reddito o di avere reddito, poco reddito, quindi ci sono le facilitazioni in tal senso. I patroni possono essere o totalmente gratuiti per le parti, oppure con un tariffario delle notule dentro un certo range, che sono notule sicuramente abbordabili per ogni persona. La sede del Tribunale è a Firenze, ma ricordiamo che in ognuna delle diocesi toscane c'è un referente nominato dal proprio vescovo, a cui si può accedere per un primo esame di informazioni sui vari passaggi. Tutte le diocesi della Toscana hanno un incaricato proprio che si interessa di dare delle informazioni base, di offrire dei criteri di procedura, di offrire dei criteri dei costi, di dare anche l'elenco degli avvocati con numeri di telefono e quanto è possibile. Se non ci fossero, in ogni caso il Tribunale è sempre disponibile a dare questi tipi di informazione base. È stata la sua prima relazione, e come si è sentito in questo nuovo incarico? Io sono stato nominato dal 1992 come giudice, quindi vivo questa esperienza da molti anni, e sono soltanto 50 giorni circa che i vescovi della Toscana mi hanno offerto la possibilità di vivere questo servizio come vicario giudiziale. Sicuramente mi rendo conto dell'impegno che nasce da questo incarico, di una responsabilità grande, e chiedo l'aiuto dello Spirito Santo che mi guidi davvero in questo.